per le considerazioni in cui non mi addentro, perché non soltanto lui ha timore dei giuristi, ma soprattutto noi giuristi abbiamo timore degli ingegneri, e quindi è meglio tacere. Passo dunque rapidamente la parola al professor Villone, al Massimo Villone. Ma io direi che non dobbiamo mica avere timore degli ingegneri, perché poi dobbiamo anzi dire tutto quello che pensiamo di loro, visto che giustamente il collega Ventre diceva dobbiamo dirci tutto. Allora, se noi siamo il morbillo, io devo dire al collega Ventre che i giuristi normalmente considerano le scienze ingegneristiche una sorta di disturbo neurologico che impedisce il pensiero chiaro e ordinato dei giuristi, no? Ci facciamo i conti poi per quello che possiamo, poi ci sono limiti insuperabili anche per i giuristi, quindi quando proprio non si può, non si può, insomma, ecco. Ci intenderemo un giorno, caro Giorgio. Dunque, venendo ai libri che discutiamo oggi, Gaetano Zaritti ha usato proprio in apertura della sua introduzione, ha colto un punto che secondo me è davvero quello centrale in qualche modo, cioè che questo libro di Giovanna e Minico alla fine è sul rapporto tra tecnica e politica, perché questo è lo scenario che accomuna un po' a fondo i vari contributi che sono riuniti nel volume. E questo ci dice che se, come certamente è, noi vediamo nella tecnica, nell'innovazione tecnologica, nella rete, una realtà sempre più pervasiva, e credo che nella esperienza di tutti noi, nell'esperienza quotidiana di tutti noi, questa connessione con la politica alla fine ci pone di fronte alla domanda su chi decide le regole, quali regole e come. Io penso che, diciamo, il secondo step del ragionamento che cogliamo dall'insieme del volume è questo. E credo che venga fuori in questa prospettiva una sorta di ripartizione di temi che noi vediamo emergere, che io dividerei così. Ci sono i temi che nella modernità, diciamo, della materia si possono definire ormai classici, sono quelli che, sui quali c'è un ragionamento più consolidato, sono i temi della libertà di manifestazione del pensiero, del marketplace of ideas, che adesso venivano ricordati, del diritto di informare, di essere informati. Sono i temi di quelle che avremmo un tempo definito le libertà borghesi, che si traducono in un mondo nuovo, ma sostanzialmente mantengono la loro essenza. E internet può essere uno strumento di espansione di quei diritti, di una crescita ulteriore, di un affinamento, ma sostanzialmente rimanendo su un terreno conosciuto, diciamo, acquisito e anche esplorato abbastanza. Ovviamente non si finisce mai di esplorare, ma comunque quello sul quale la riflessione si è svolta in maniera più approfondita. Poi abbiamo invece un tema nuovo, che è quello delle regole fondamentali di Internet, la costituzione di Internet, il Bill of Rights di Internet, che è posto dalla natura aterritoriale della rete, quindi, diciamo, ci segnala la necessità di regole che non possono essere poste da decisori nazionali, e che però sta assumendo, secondo me, un senso anche diverso, non soltanto di quelli che sono i diritti comunemente acquisiti come oggetto, come contenuto, come obiettivo, diciamo, della
di queste nuove tecnologie, ma anche forse sta assumendo il senso di una difesa della rete contro i decisori nazionali che, avendo acquisito consapevolezza della pervasività del fenomeno, stanno mettendo in campo pressioni crescenti per limitarlo in qualche modo, per tenerlo, per metterlo, per assumerne il controllo. Quindi un Bill of Rights, un Bill dei diritti in internet, ma anche dei diritti di internet in un certo senso. E questo è un terreno di una qualche novità, io direi senza dubbio, rispetto a quello iniziale che vi dicevo. E poi c'è il terzo terreno, quello nuovissimo, diciamo, che è quello della rete in prima linea nelle tematiche di oggi, il tema delle minacce e delle paure di ultima generazione, il terrorismo che si combatte nella rete e si combatte attraverso la rete. Tutte e due queste facce noi troviamo in internet oggi, e il tema della low fear sono tutti temi che io cito e che traggo dai vari contributi che Giovanna De Minico ha messo nel suo volume, perché ci sono tutte e tre questi scenari che io ho citato nel volume di Giovanna De Minico. Tra l'altro poi su quest'ultimo, il terrorismo, la low fear, aggiungo tra parentesi, ha pubblicato da ultimo un volume proprio qualche settimana fa, una monografia che trova in uno dei saggi di questo volume il primo avvio, diciamo, il primo seme di riflessione. E quest'ultimo tema che ci porta direttamente anche qui alla domanda limitare la rete, o limitare la rete, usare la rete per limitare i diritti. Pensate a tutta la problematica della sorveglianza di massa si può fare solo attraverso la rete, si fa attraverso la rete, e non è che serve a limitare direttamente i diritti, perché la rete di per sé non limita assolutamente nulla, ma io soggetto pubblico lancio appunto la rete non a caso, e poi a chi rimane preso nella rete perché ha telefonato, perché ha visitato, perché ha ricevuto, perché ha incontrato, perché ha scritto una mail o quello che sia, ovviamente io gli mando i carabinieri a casa, lo metto in galera oppure lo mando a Guantanamo. Insomma, queste sono le cose accadute, non è che sono ipotesi astratte, stanno accadendo in Francia, sono accadute negli Stati Uniti, in parte anche in Gran Bretagna, domani possono accadere in Germania o anche in Italia. E quindi, come vedete, quando il presidente Cardani diceva a me mi hanno appeso per i piedi per il copyright, ma questa è poca roba, io vorrei rassicurare il presidente, perché se l'hanno appeso, volevano appendere l'autorità per i piedi per il copyright, si prepari a farsi tagliare la testa su queste che sono tematiche ben più, come dire, pesanti dal punto di vista della incisività e del costo anche in termini di politica e di sistema democratico che ne possono venire. Certo, noi abbiamo il problema dei reati commessi attraverso la rete che il Presidente Cardani citava, però non è, io non sono convinto dal suo modo di porre il problema, lo vedo piuttosto nei termini che mi sembrano diversi che ho detto io. Insomma, se io ho un problema che mi viene dal fatto che sugli autobus ci stanno quelli che infilano le mani nelle tasche e rubano i portafogli, che è l'esperienza comune a tutte le grandi città in tutto il mondo, posso affrontarlo o
come dire, prevenendo e reprimendo quello che infila le mani alle tasche, oppure riducendo il numero delle corse degli autobus e dire così diminuisco l'occasione e faccio scendere le statistiche, ma non mi sembrerebbe questo. Quindi lo stesso è limitare la rete per evitare che. Bisogna avere un approccio tale che ci consenta di reprimere i comportamenti illeciti in rete, ma che lasci la libertà della rete, perché guardate, questa storia della libertà della rete non è mica una questione filosofica, cioè si è consolidata questa opinione della libertà della rete, c'era dietro, e c'è tuttora, dietro un'idea molto precisa che la libertà della rete è strumento di innovazione, cioè la rete deve essere libera perché la libertà della rete è strumento di cambiamento, è strumento di innovazione. Quindi non è un fatto di libertà in sé, è strumentale una crescita politica, sociale, dell'economia, della democrazia, da tutti i punti di vista. È per questo che si difende la libertà della rete, non per chissà quale astratta filosofia. Quindi quando noi ci poniamo il problema limitare la rete, ci stiamo in realtà chiedendo, ma la paura deve fermare il cambiamento, deve fermare l'innovazione, la paura deve fermare la crescita, cioè io so che crescerò di meno perché diminuisce la mia potenzialità di crescita perché devo fermare la paura? E questa è la domanda alla quale dobbiamo rispondere. E allora, essendo questa la vera domanda, io credo che il Presidente Caldani si possa definitivamente rasserenare, perché la risposta vera ai suoi problemi è che queste sono domande alle quali un'autorità non deve essere proprio chiamata a rispondere. Cioè noi abbiamo in prospettiva la necessità anche di ridefinire i compiti delle autorità indipendenti e di recuperare queste decisioni a soggetti che siano politicamente responsabili. Noi non possiamo affidare questo tipo di questioni a un soggetto che non risponde, deve essere un soggetto che risponde a qualcuno, devono essere decisioni che si assumono in sedi politicamente responsabili, non solo, ma questo ci porta anche all'ulteriore conseguenza che quelle sedi politicamente responsabili devono essere anche veramente rappresentative, perché devono poter avere la potenzialità di dare risposte che siano condivise, e questo quindi ci dice che anche le istituzioni devono essere di un certo tipo, perché le domande di grande portata richiedono istituzioni fortemente legittimate, non solo nei numeri ma anche nella sostanza della legittimazione democratica che esse connotano. Tutti questi temi sono non dico siano tutti esplicitamente toccati nel libro di Giovanna De Minico, questo no, ma sono tutti o espressamente affrontati o posti per implicito, perché anche quest'ultimissimo che ho adesso citato, del decisore democratico e della necessità quindi che ci sia una sostanza di legittimazione alla base delle scelte, e che non si tratti quindi di affrontarle come se fossero scelte puramente tecniche e quindi non basate su opzioni valoriali precise, anche questa è un'indicazione che viene molto esattamente e io credo felicemente colta nel libro di Giovanna De Minico. Vi ringrazio. Grazie a Massimo Villone, che come sapete, come me, fa il costituzionalista e dunque ha una particolare sensibilità per i diritti anche in rete e una sana ritrosia, se non ripulsa, per i limiti posti, anche se poi il richiamo al decisore democratico mi sembra significativo, cioè non bisogna limitare i diritti in rete, ma in qualche modo è necessario che ci sia una responsabilità politica di governo della rete stessa. Forse è una frase in contraddizione o che ha qualche problematicità sua, ma insomma, su questo
parleremo altra volta come al solito.